stato? Tu, Ken, con la forchetta sul piatto. La mia cosa? La tua forchetta contro il piatto, Ken. La tua voce si sta allontanando, Glenn. Ma non sono io che parlo, è Chris. Adesso riesco a sentire le voci. Qualcosa, è quella. Credi che potrei fumare un'altra sigaretta? No, niente cotoletta, grazie. Tutta questa storia mi sembra così assurda. È incredibile, non riesco ancora a crederci. Abbiamo fatto l'impossibile per nasconderti la verità. Sicché Mira se n'è andata. Esatto. E Charlie si è sparato un colpo al luogo dell'orecchio. Esatto. Ma non ha senso. Esatto. Ma perché non l'ho capito prima? Gente che andava su e giù, nessuno che apriva la porta, bombolette di crema da barba che esplodevano. Ma come ho fatto a credere una storia simile? Tu non ti sei mai tradita. Anna, avevo così tanta voglia di fumare che sono andata nel bagno di Charlie e ho tentato di accendere un cotonfio. E non ti sai controllare. E invece sì, perché ne ho fumato solo metà. Ma che è qualcosa che non va? Che questa è ancora fame, che ne devo ancora un po'. Ma no, vuole dire qualcosa, che c'è, Ken? Non ce la faccio più, la pressione mi uccide. Mi dispiace, ma devo farlo. Mira non c'è, la servitù non c'è. Charlie è di sopra e si è sparato all'uomo dell'orecchio. Forse è un tentativo di suicidio, forse no, forse non lo so. Non me ne frega niente. Sono contento che sia finita. Va tutto bene, Ken, sappiamo. Lenny ci ha detto tutto. Tu lo sai? Sì. E chi te l'ha detto? Ce l'ha detto Lenny. Glenn! Lenny! Ce l'ha detto Lenny! Come vorrei che fosse ancora sordo. Lenny, è vero? E hai detto tu? Vuoi finire di mangiare e lasciarmi in pace, per favore? Calmati, Lenny. Ha avuto un forte shock. Perché io no? Ho fatto di tutto per nascondervi che Mira non fosse in casa. Ho persino finto la sua voce. Nel caso qualcuno mi stesse ad ascoltare. Eri tu! E l'avevo quasi bevuta! Era così credibile che io ci ho creduto. E lei, Cassie, non ha mai pensato che ci fosse sotto qualcosa? Sì, sono 6 mesi che lo penso. Ma cosa vuol dire? Che vuol dire? Niente. È ancora sconvolta per la perdita del suo cristallo. Potremmo chiamare un idraulico, allora recuperano tutto. Chiavi d'auto, fedi matrimoniali. Pensate che a una mia zia era caduta la dentiera nel gabinetto e loro l'hanno recuperata. E se l'hai rimessa? Ovviamente l'ha ripulita. Io non l'avrei rimessa in bocca nemmeno se fosse stata benedetta dal papa. Beh, ma se non ti intendi di cristalli non puoi capire. A quanto pare hanno delle proprietà particolarissime. Devono essere puliti con acqua purissima di fonte, lasciati asciugare alla luce diretta del sole e tamponati delicatamente con un panno in pelle. Sono molto, molto delicati. Hai mai pensato di iscriverli a una buona scuola? Via, Claire! Se con lei i cristalli funzionano, se le danno un senso di conforto, di piacere, che c'è di male? Non hai bisogno di difendermi, Ernie. I cristalli esisteranno milioni di anni dopo che questo pianeta sarà finito. Ma se questo pianeta finisce, i cristalli non se ne vanno con lui? Ti prego, Lenny. Di là, in sala da pranzo, ho visto che c'è un enorme lampadario pieno di cristalli. Pensi che dovrei dirglielo? Grazie, Chris, davvero. Ma adesso è meglio lasciarla un po' da sola. Non sono mica in coma. Vi sento, sapete? Potrei smontare io la piletta. L'ho già fatto altre volte. No, non credo sia il momento o il luogo per aggiustare i rubinetti, tesoro. Già, magari un'altra volta, in un altro posto. Comunque, malgrado il braccio sanguinante e tutto il resto, davvero una cena niente male, complimenti. Senti, tavolo! Nessuno! Nessuno! Nessuno vuole andare a vedere di sopra se Charlie è ancora vivo! Hai ragione. C'è uno strano silenzio lassù, sì. Non è vero? Hai ragione, siamo stati così tanto occupati a mangiare e a raccontarci tutta la vicenda che abbiamo dimenticato Charlie. È quello che sto dicendo! Vado a vedere come sta Charlie allora. No, aspetta un attimo. Non solo l'avvenire di Ken, ma quello di tutti noi dipende da come gestiremo questa situazione. Alludi a te? A me? E io che c'entro? Io e Cassie siamo arrivate per ultimo. Sappiamo solo quello che ci è stato raccontato. Io ed Eddie siamo stati chiusi in cucina tutto il tempo. Nessuno ci ha detto nulla. Mi dispiace. Io volevo chiamare la polizia, ma Ken me l'ha impedito. Non è vero che volevo chiamare la polizia? Che cosa state insinuando? Che la colpa sia di Ken? Deve forse essere punito per questo? No, nessuno accusa nessuno. Allora, nessuno accusa nessuno di niente. Quello che diciamo semplicemente è che se si venisse a sapere qualcosa, Ken è logicamente il più coinvolto, ecco tutto. Incredibile! Ken è diventato quasi sordo per proteggere Charlie e tutti voi! Mi aspettavo qualcosa di diverso dai suoi amici! Dio, che manica di ipocriti che siete! Hai sentito, Ken? Beh, sì. Rispondi, Glenn! Hai sentito?
Ma non avrete mica pensato che volessi far ricadere tutta la colpa su Ken? È quello che tutti abbiamo pensato. Ma nessuno lo dice? Infatti. Puoi stare zitto, per favore, sto cercando di aiutarti. Perché credi di aiutarli? Perché nessuno aiuta Charlie? Oh mio Dio! Gli orecchini, mia nonna! Gli orecchini buoni! Dove? Forse là, forse qua, non lo so! Oh mio Dio! Ma come sono fatti? Sono antichi, molto antichi! Una bella antica! È un piccolo rubino antico! Li troveremo, cocca, insomma! Oh mio Dio, gli orecchini di mia nonna! Dio mio, tranquilla! Pensi che stia bene? Non preoccuparti, è semplicemente lì dentro chiusa a pensare al modo migliore per farmela pagare. Credo proprio che l'abbia trovato. Scusate tutti. Lo so che mi sono comportata male questa sera, che è stata una giornata così difficile. Non lo so, è che stasera non ci sto proprio con la testa. Neanche noi ci stiamo. Non ci stanno neanche Charlie Mira. È buffo, proprio buffo, Lenny. Io non vedo mai il lato buffo delle cose. Tu come fai? Così, semplicemente. Posso alzarmi e prenderti qualcosa da bere? Perché pensi che ne abbia bisogno? Di chi si vuole vendicare, Glenn, esattamente? Di te o di me? D'accordo, Cassie, fallo finito. Che intendi dire, tesoro? Hai capito benissimo cosa intendo dire. Sposta indietro quei capelli e siediti normalmente. Lenny, tu hai capito che cosa intende? Scusate, vado di sopra a prendere la pistola di Charlie. Cassie, qui ti siamo tutti amici. Che ne diresti di uscire sulla terrazza a fare due chiacchiere? Sì, provaci, e avrai un mal di schiena peggio del mio. Oh, no, ho capito cosa avete inteso. No, è incredibile. È successa la stessa cosa a Glenn e a me la settimana scorsa alla raccolta fondi per il Comitato Democratico. Ecco, c'era questa donnina così carina, simpatica ed elegante. Ed è così come io alle volte sono un po' sciocca e insicura. Ho pensato che volesse abbordare Glenn. E in effetti loro due si sono messe a ballare, appiccicate come la porta da parati appena incollata. D'accordo, Cassie, credo proprio che sia ora di andare a casa. No, voglio dire, lei non era più pericolosa di me, no? Tu mi trovi pericolosa, Lenny? No, ma tra due minuti la sarò io, andiamo! Scusate, ho la digestione difficile. È l'Interpolo che non sei tu. Rispondo io. Pronto? Ragazzi, è Charlie! Chi? Chi? Ma come sarebbe a dire chi? È Charlie! Charlie, è Charlie! Ma tu non stai a sentire quando succedono le cose, cazzo! Scusate, mi sono lasciata trasportare. Sì, siamo tutti qui. Len, Glenn, Ernie, Cocca, Chris, Claire e Cassie, sì, Cassie. Però è strano, tutti i nomi delle donne iniziano con la C. È vero? Tranne Glenn. Ma cos'è, un anagramma? Lascialo parlare. Capisco, sì. Tu fai come riesci, noi saremo qui ad aspettarti. Sì. Ragazzi, ha ancora un po' bisogno di riposo. Oh mio Dio! Oh Gesù! Che c'è? Le mie orecchie sono scoppiate! Si sono sturate! Mi sembra di averci una metropolitana dentro! Forse non ci crederete, ma il primo mal di testa della mia vita! Adesso che ci penso, il cognome di Ernie è chiusa! Inizia con la C! Cioè, tu hai dovuto pensare al cognome di tuo marito? Il polso è un po' accelerato, ma non è male! Vuoi che ti prenda il polso, Ken? Sono una brava infermiera, sai? Sì, se non la finisci ti metto la faccia dove hai finito il tuo cristallo! Oh, non minacciarmi, tesoro, altrimenti comincio a fare no! Io rimarrò, ma a te ti metto su un taxi, andiamo! No, non c'è bisogno! Vado a piedi, 22 miglia, Cassie! Mi fa pena, tanto più che un giorno invecchierà e morirà! Mi è venuta in mente un'altra cosa. Glenn è andata a Penn. Oh, tesoro, mi dispiace. Lascia perdere. Se li avessi tutti nel mio gruppo, non me ne servirebbe un altro.
Zitti tutti, le sento. Chi? E Crane e Cassie? E sono nel viale, giuro che le sento parlare. Peggio di un pastore tedesco adesso, eh? Non sono affari tuoi, Ken. Beh, se riesci a sentire attraverso i muri, sì, sono affari suoi. Però ha dato un calcio con via dalla macchina, ma di chi è? BMW là fuori. E magari pure la fiancata sana, ma... Ci so. Ma non so cosa vuoi dire. Vuoi dire che Ken e Len ed Ernie sono tutti uomini? No. E Glenn quella con cui Mira una relazione? Tu credi? Ma sì, Mira ha dato una grande mano a Glenn durante la sua campagna elettorale. 2 o 3 sere la settimana, la sera tardi. Sì, certo, Charlie non è mica stupido, no? Fa 2 più 2, affronta Mira, Mira confessa, la caccia di casa la servitù e disperato va di sopra e cerca di farsi saltare le cervelle. Questo non si sa, è una tua illazione, è una dichiarazione molto, molto pericolosa. Non sei d'accordo con me, Len? No. Come no? Non la penso così. Sentite, secondo me bisogna venire da capo. Adesso vado di sopra a parlare con Charlie, per sapere com'è andata. Aspetta. Per quanto riguarda Charlie, solo Chris ed io sappiamo dello spara all'orecchio, giusto? Giusto, perché quando sono andato di sopra si copriva sempre l'orecchio con un cuscino. Quindi tu intendi dire che lui non sa che noi sappiamo tutto? A quest'ora avrà capito che non abbiamo visto Mira e che non ce la servi tu. Esatto, ma non sa che voi altri sapete della revolverata. Aspetta, parla più piano, come i bambini. Il punto è che gli ho detto che non l'avremmo detto a nessuno. Ed è per questo che hai preso e l'hai detto a tutti. No, io l'ho detto solamente a te e Lenny. È stato Lenny che l'ha detto a tutti. Sì, ma tu l'hai detto a tutti dopo che Lenny l'aveva detto a tutti. Senti, non importa, accendila, vai. Quello che sto cercando di dire è che Charlie non sa che voi sapete tutto. E perché dirglielo adesso? Capisco il tuo punto di vista, dobbiamo far finta di niente. Se Charlie scopre che tutti sappiamo della revolverata, potrebbe rimanerci male. Se non è lui a raccontarci tutto spontaneamente, dobbiamo far finta di niente. Perciò sono io che devo andare di sopra, no? Vado da Charlie e gli dico che siete tutti qui. E lui mi chiede se sapete tutti quello che è successo. E tu dici no. E io dico no. E allora lui mi dice, bene, e se io non sono sceso, Mira non c'è, la servitù non c'è, che cosa gli hai raccontato? Che sia qualcosa che non va! Ai! Che cosa vuol dire ai? Mi ha avuto imitato in macchina! No! Ha picchiato Glenn! Le sangue nel naso! Ai! Tacete, non riesco a stare dietro ai pensieri! E allora, stavo dicendo... Oh, stavi dicendo? Sono io che devo andare di sopra da Charlie e gli dico che siete tutti giù! Allora lui ti chiede, sanno tutti quello che è successo? Ernie ti ha detto e tu dici no, e tu hai detto e io dico no! E allora lui ti chiede, ma se io non ci sono e Mira non c'è? Va bene! Ci sono! Ho trovato! Ecco che cosa facciamo! Charlie vorrà sapere cosa ci ha detto Ken. Ken deve dire a Charlie di averci raccontato che Charlie è andato a farsi togliere una verruca benigna dall'orecchio stamattina, ma che stava bene. Poi, improvvisamente, la madre di Mira si è rotta un femore e lei l'ha accompagnata all'ospedale, passa la notte con lei. E la servitù, pensando che la festa fosse annullata, hanno lasciato tutto e sono andati via. È successo tutto così in fretta che non hanno fatto in tempo ad avvisarci. Così noi siamo arrivati, abbiamo capito la situazione e abbiamo deciso di cucinare da soli. Questo è quanto. Io non me la berrei la storia della madre che si rompe un femore. Perché no? Perché la madre di Mira è morta 6 anni fa. E allora il padre? Il padre vive in California. Non ha qualche altro parente in città? Una cugina, Florence. Florence si è rotta il femore. Ma è sposata, perché non ce la poteva portare suo marito? Ecco, non ti viene in mente nient'altro? Sentite, ci ho provato. Ho pensato al padre, alla madre, alla cugina, alla verruca, al femore. Ma non vi va bene niente? No, non c'è alcun nesso logico. Nulla di questa storia è plausibile. Non ci serve qualcosa di plausibile. Quell'uomo è in stato di shock, di angoscia mentale. Non gliene frega un cazzo della logica. Scusate il mio linguaggio. Il telefono. Sappiamo cos'è un telefono. Abbiamo tutti un telefono a casa. Siamo gente di un certo livello. Adesso calmatevi tutti. Pronto? Chi parla? Un momento, prego. È una donna. È Glenn. E con questo? E non so, mi sembra la voce di Mira. Mira! Andiamo a chiamare? No, un momento. Glenn in questo momento è fuori. Posso sapere chi la sta cercando? Un momento, prego. Non saprei. Forse lei, forse no. E cosa ti ha detto quando le hai chiesto chi era? Ha detto solo un'amica. Sì, come l'ha detto? Ha detto solo un'amica. Quanti toni ci sono per dirlo? Te lo dico io quanti toni. Falso, sincero, ubriaco, nervoso. Spaventato, colpevole, deluso. Furioso, minaccioso. Ma non stiamo giocando, per l'amor del cielo. Dammi il telefono, io la conosco la voce di Mira. No, non l'ha chiesto di te. E nemmeno di te, se per questo.
Pronto? No, non sono Glenn, sono Glenn, un suo amico, sì. Ken è andato a chiamare Glenn. La sua voce mi sembra familiare, la conosco? Ah, capisco. Ok. No, non mi sembra lei. E che voce ha? Meryl Streep. Meryl Streep? Ma perché dovrebbe chiamare Meryl Streep? Ma non ho detto che è Meryl Streep. Ma hai presente Meryl Streep quando adatta la voce al personaggio nei film? Ecco, quella voce è così. Come se non fosse Meryl Streep. Adesso facciamo anche gli indovinelli. Questo non è un gioco. Ken, chiama Glenn. Pronto? Sono andati a chiamare Glenn. Pronto? Pronto? Ha riagganciato. Deve essersi insospettito. Zitti tutti, sento arrivare una macchina. Forse Mira? O magari Harry e John che tornano dal Venezuela. Oh mio Dio, siamo lì, guai! Che c'è? Che c'è? Polizia. C'è una macchina della polizia, che faccio? Mettiti un pezzo di ghiaccio sotto al labbro! Te l'avevo detto, Ken, ti avevo detto di chiamare la polizia! E tu no! E adesso guarda che è arrivata la polizia! Chi fa la chiamata? Sarà stata Mira? O forse Charlie? O forse Cassie, è vero? Stavo usando il telefono della mia macchina! Non per telefonare, per darmelo in faccia! Il telefono nuovo della mia macchina nuova! Ma calmatevi! Dobbiamo pensare a cosa dire quando entrano qui! No, non dobbiamo farli entrare senza un mandato di perquisizione, no? Certo, tutti e otto blocchiamo l'ingresso in modo che non possano entrare. Naturalmente non sospetteranno nulla e se ne torneranno tutti a casa loro! Beh, stanno cercando di parlare con Cassie, ma lei non vuole abbassare i vetri del finestrino! Il finestrino della mia macchina! Mi riporterò la macchina a casa a pezzi! Ma perché l'hai lasciata là fuori da sola? Non è in grado di rispondere alle domande della polizia. E cosa avrei potuto fare? Prenderla per il collo e trascinarla per tutto il giardino fin dentro casa mentre mi lavo il telefono in faccia? Ma tu saresti candidata al Senato? Io non ti candiderei neanche per il ristorante cinese. No, puoi smetterla, per favore. Lei mi volete smetterla tutti quanti? Ho un bambino a casa di 6 anni che si comporta meglio di no. Ah, perfetto. Allora chiama lui e digli di parlare con la polizia. Calma, lei sta facendo quello che può. Dopotutto è stata lei a tirare fuori il medico dal fantasma dell'opera. Ah, sì, anch'io l'ho tirato fuori dal fantasma dell'opera. E sai una cosa? Non è riuscito neppure a vedere la faccia del fantasma. Ma forse è stato il dottore a chiamare la polizia, no? Pronto? Chi parla? Un momento, prego. È per te, Glenn. È la stessa donna di prima. Quale stessa donna? Forse Mira, o forse Meryl Streep. Meryl Streep. Ma sì, sai come adatta la voce al personaggio senza essere il personaggio? Beh, quella voce è così. Oh, vengono da questa parte! Oh. Ciao. No, non è un raffreddore, è solo un naso otturato. C'è finito dentro qualcosa. Sentite, non dobbiamo assolutamente permettergli di vedere Charlie, eh? Quindi non dobbiamo né far salire loro e né far scendere lui. Certo, bisognerebbe parlare con Cassie, ma è totalmente sconvolta. Allora, prima di tutto, niente dichiarazioni false. Dobbiamo attenerci alla legge. Questo innanzitutto, d'accordo? Certo, rimani sempre fedele a te stesso. Ma sei impazzito, sono lì fuori davanti alla porta. Hai ragione, ma è così sconvolta che non sono riuscita a farla uscire dalla macchina. Chiederanno degli spari? Ma che cosa gli diciamo degli spari? Ah, senti, ti richiamo tra un quarto d'ora sempre al 914? Vi prego, qualcuno la strozzi col filo del telefono. Senti, dico davvero, mi scappano i piedi, io devo andare in bagno. Ok, ci sono. Diremo che non abbiamo sentito nessuno sparo. Quindi intendi mentire? E che fine ha fatto questo soprattutto? Per stasera non funziona, magari un'altra volta. Davvero? Se mi lasciate andare in bagno, giuro che poi torno. Ma sì, lo so che sei un'amica e stai facendo del tuo meglio. Io di questo ti sono veramente grata. Ragazzi, sì, andiamocene e lasciamola qui alle prese con la polizia. Senti, ti chiamo più tardi, grazie. Ciao. Allora, che succede? In pratica, 6 settimane fa siamo stati invitati a questa festa. Lei? Allora, pensiamoci su. Dunque, perché non abbiamo sentito gli spari? Allora, siamo tutti torti, ci incontriamo una volta alla settimana e per questo non abbiamo sentito il campanello! No, stavamo guardando un programma su Hitler, i cannoni bombardavano Berlino e noi non potevamo sentirli di sopra! Non c'era nessun programma su Hitler, perché ho inventato tutto per darla bere a quello in bravo! Sono veramente stufata, lei si finiscila! Mio Dio, qua ci stiamo giocando tutti la carriera! Va bene, vado a aprire il programma su Hitler. No, perché i poliziotti guardano la TV. Magari sanno che stasera non c'è nessun programma su Hitler. Sì, ma i poliziotti non guardano mai i servizi speciali. Dobbiamo farli entrare, forza! Va bene, Claire, apri la porta. Ma perché io? Io devo mettere la musica. La musica, ma certo. La musica? C'era la musica, stavamo ballando e non abbiamo potuto sentire gli spari. Claire, metti la musica. Aspetta, prima di
accendere la musica dobbiamo ancora fare una cosa. Che cosa? Qualcuno di noi deve fare la parte di Charlie, non si sa mai. Giusto, su, nel caso in cui vogliono parlare con Charlie. Sì, sì. Charlie non è nelle condizioni giuste per rispondere alle domande. Appunto, appunto, e noi dobbiamo fare in modo che qualunque versione si dia alla polizia sia tale da non metterci tutti nei guai. Quindi uno di voi tre deve fare la parte di Charlie. Ma non è illegale sostituirsi a un'altra persona? Sì, ma lo è anche cercare di coprire un suicidio. Ma vi rendete conto, sì, di che uomini abbiamo sposato, vero? Sì, ma ragazzi, stiamo parlando di un crimine peggiore. Volete passare 30 anni della vostra vita vestiti in abiti eleganti in un carcere di massima sicurezza? Ecco cosa facciamo, tirate fuori due dita o un dito. Se due sono uguali e uno diverso, quello è Charlie. Siete pronti? Ma chi ti ha generato, Don Vito Corleone? Andiamo, fatela finita, cazzo! L'idea migliore? Sì! Avanti, facciamo pronti? Decidere alle donne. No, certo, forza, ragazzi! Pronti, pronti. Un, due, tre! Due. Uguale, riproviamo. No. Come prima! Ultima volta. Erano due dita! Lo giuro davanti a te, erano due dita! Erano due dita, ma erano incollate dal... Che schifo! Grasso dell'oca, sì! Era un dito solo! Erano due dita, ve lo giuro! Era un dito solo! No, e dire che si è laureata all'università di John Hopkins! Vai di sopra, e non scendere se non ti chiamiamo! Chiamarmi? Dovrete chiamare l'esercito per farmi scendere! Vai pure con la musica, Claire! Una bocca de grasa fa mi partire, e arriva, porti sere. Cosa ci fate qui? Chiedo scusa, non volevo forzare la porta. Ma perché non avete suonato? L'ho fatto almeno 5 volte. 5 volte? Non abbiamo sentito niente. No. Non potevate sentire niente probabilmente perché il volume era troppo alto. Allora, agente, c'è qualche problema? No, sono un'indagine di routine. Devo fare qualche domanda. Io sono l'agente Welsh, lei è il padrone di casa? Chi, io? No, io abito da tutt'altra parte, un altro quartiere. Anche noi abitiamo tutti altrove, da un'altra parte. Sì. Di che si tratta, agente? Posso sapere chi è il padrone di casa? Charlie Brock. Bene, e il signor Brock è in casa al momento? Chris, Charlie è in casa? Charlie è uscito a portare fuori cane. Oh, allora tornerà a momenti. Non credo, è un bassotto, fanno i passi molto piccolini. È in casa, agente. Bene, allora posso parlare con il signor Brock? Ecco, agente, come vede siamo in un momento particolare, siamo nel bel mezzo di una festa. Sì, lo vedo, e cosa stiamo festeggiando? I 10 anni di matrimonio di Charlie e Mira Brock. Sì, ma non ci metterò molto, solo bisogno di un minuto del suo tempo. Purtroppo il signor Brock sta dormendo. Sta dormendo? Nel bel mezzo della sua festa? Si sentiva depresso, ha preso un paio di pillole per dormire. Allora posso parlare con la signora Brock? La signora Brock non c'è. Non c'è. È per questo che il signor Brock è depresso. E dove si trova la signora Brock? Suo padre si è rotto un femore. Lei l'ha accompagnato all'ospedale. L'ha dovuto accompagnare lei in ospedale? Non poteva portarcelo qualcun altro? No, perché suo padre vive in California. Sì, è una vecchia storia di perruche, molto difficile. Permette, signora? Ha qualcosa nell'occhio? Io? Sì, per la verità, prima di venire qui stavo mettendo delle gocce nell'occhio. Il tappo è caduto e si è rovesciato tutto dentro. Posso sapere come si chiama, signora? Io? Sì, signora. Vuole sapere il mio nome? Sì, signora. Qualche problema a dirmi come si chiama? No, mi scusi, è che non la vedo bene. Signora, non le serve vedermi per parlarmi. Le gocce non le sono finite in bocca. Agente, trovo che lei stia abusando senza motivo di queste persone. Se vuole fare altre domande, deve prima dirci che cos'è questa storia. Va bene, posso sapere a chi appartiene la BMW qui fuori? La BMW?
e di mio marito, Len. E come si chiama suo marito? Non sei tenuta a rispondere, Clem. Si chiama Leonard Gantz. Va bene, e dove si trova il signor Gantz? Obiezione! Io non sono un tribunale, questa non è una corte e non indossa la toga. Voglio solo sapere dov'è il signor Gantz. Lei non ci ha ancora detto il motivo della sua visita, quindi noi te lo diremo ancora dov'è il signor Gantz. Va bene, non so perché ho sempre dei problemi in questo maledetto quartiere. Allora, verso le 8:15 di stasera si è verificato un incidente d'auto tra la 12esima e Densbury. Pare che una Porsche abbia urtato una BMW berlina, quattro porte, nuova di zecca. Ora, noi sappiamo che la colpa non è della BMW perché la Porsche era stata rubata. Rubata alle 8 di questa sera proprio dal parcheggio del concessionario in cui si trovava. E sapete a chi apparteneva la Porsche rubata? A Mira Brock. Acquistata come regalo di matrimonio per il 10° anniversario con Charlie Brock. Questa è una bella serata, una di quelle fatte bene. E dunque, lei è qui per indagare sull'incidente? Esatto, dunque se il signor Gantz è qui dovrei parlargli. Se il signor Gantz non è qui, il dipartimento di polizia ha bisogno di sapere dove si trova. Capisco, capisco. Le dispiacerebbe aspettare fuori un momento, gente? Perché? La signora Gantz è mia cliente, desidero consultarmi con lei prima, è un mio diritto. Va bene, ma un minuto e non un secondo di più. Avanti, avanti, non abbiamo molto tempo. Qualcuno di noi deve fare la parte di Lenny. Ma che stai dicendo? E quella non sa niente degli spari, è qua per indagare sull'incidente e chiedere a Lenny della macchina. Ma Lenny non può presentarsi come Lenny. No, perché deve fare la parte di Charlie. Nel caso in cui quella chiedesse a Charlie della macchina. E Charlie non può scendere giù perché ha un foro di pallotto nell'orecchio. Ma tu lo capisci normalmente, sì? Naturalmente noi non comunichiamo molto. Dai, dobbiamo decidere di nuovo. Sì. Lasciami in pace con questi giochetti. Avanti, è stupido, mi devo farlo. Forza, Lenny! Coraggio, ragazzi, su, facciamolo noi. Il marito di quella dispari è Lenny. Ma mio marito è Lenny? No, Lenny è Charlie. Dai, coraggio, mettiamoci in cella. No, io non lo voglio fare questo gioco. Ma perché non ce la fai? Dai! Tutto, tutto, tutto. Allora, al mio tre sono uno o due dita, ok? Uno, due, tre. No, che mi dispiace. D'accordo, d'accordo. Sarò Lenny. Avanti, mi apri la porta. Allora, è tanto difficile capire quello che chiedo. Dov'è il signor Gantz? È proprio in questa stanza. Io sono Leonard Gantz. Lei è Leonard Gantz? Sì. E le ci è voluto un minuto per pensare al suo nome? Mai dare risposte affrettate. Facoltà di legge, università di Harvard. Mai fidarsi di chi non sa se lui o meno. Accademia di polizia. E lei chi è, signora? Io sono la moglie di Ken Gorman. Ken Gorman? Sì, scusi, che avevo freddo alla mano. E dove si trova il signor Gorman? In bagno, a casa sua. Bene, signor Gantz, ci racconti dell'incidente, ci dica com'è andata. Non le dispiacerebbe uscire? Ancora un momento. Io non vado da nessuna parte per nessun momento. Ci siamo intesi, io rimarrò qua finché lei non mi dice com'è andata questa sera a costo di far trasferire tutta la mia maledetta famiglia! Sì? Mm-hmm. Certo. Ok, ricevuto. Grazie, controllo. Bene, pare che sia stato fermato un individuo sospetto a bordo di una Porsche rubata. Dunque, signori, il caso è chiuso. Grazie per avermi salvato. Domani ci dovremo rivedere per alcune domande, però ci vediamo domani. Grazie, signora. Come ha detto che si chiama? Glenn Cooper. Ma mi sembra di averla già vista da qualche parte. È mai stata in televisione? Per la verità, sì. Sono candidata al Senato. E perché era così restia a darmi il suo nome? Vede, quando uno è in politica, non ci tiene a lasciarsi mischiare in certe faccenducce. No, beh, certo, ma non ha mica assistito all'incidente. Ma va, si figuri. Io e mia moglie siamo arrivate per ultimo. Non abbiamo sentito neppure gli spari. Gli spari? Ho chiesto, quali spari? Forse quelli che sono stati sparati durante l'inseguimento. Signora Cooper, l'inseguimento è avvenuto a circa 20 isolati da qui. Lei ha per caso un udito di 20 ventesimi? Me l'ha chiesto. Sì? Ah, ah. Certo. Verifico subito. Grazie. Bene. Pare che dei vicini abbiano segnalato ripetuti colpi di pistola provenienti dal 1257 di Peskill Road. Qualcuno di voi ha qualcosa da dire sugli spari? No, non ho detto nulla.
Ovviamente nessuno ha sentito nulla. No. E c'è la donna seduta fuori sulla BMW? Cassie Cooper, mia moglie. Bene, allora dovrei scambiare due paroline con la signora Cooper. E vedo che avete avuto una bella cenetta. Chi ha cucinato? Io. Bene, il suo nome, signora? Cocca. Intendo il suo vero nome. È il mio vero nome. Io ho due sorelle. Una si chiama Chicca e l'altra si chiama Checca. La giuro davanti a te. Certo. E dire che stavo per andarmene. Signora Gorman. Chi? Io? Ah sì, signora Gorman. Sono io, sì. Cosa fa lei? Io ho servito da bere tutta la sera. Bene, e intendo nella vita. Ah, beh, no, io faccio la casalinga, nient'altro. Beh, sono anche avvocato, eh. E niente, è anche presidente dell'associazione dei genitori. Mi scusi, che sono così nervosa. Non solo lei, signora Gorman, non solo lei. Mi pare che qualcuno di voi o tutti voi stiate cercando di nascondere qualcosa questa sera. E sono certa che ci siano stati degli spari provenienti da questa casa. E mi pare che ci sia qualcosa che non quadra, perché abbiamo avuto vari problemi. Che cos'è quello sulla sua camicia, signor Len? Sì, è un po' di sangue, mi sono punto con la forchetta durante la cena. E quello sulla sua di camicia, Glenn, che cos'è? Questo. Devo aver notato Ken mentre ballava. Len mentre ballavamo. Ken, Len, Glenn, che strano. Pura coincidenza. E si sente bene, signora Cooper? Sì, non intendo sporgere denuncia. Penserà tutto il mio avvocato. È stato solo un incidente. L'accendino elettrico della macchina è caduto sul sedile e io per proteggerla l'ho presa per il collo per tirarla fuori. E quell'ematoma sul naso come se l'è fatto? Questo, un altro incidente. Eravamo in macchina, mia moglie stava posando il telefono e la mia testa si trovava un po' troppo in basso. Ma quante storielle umoristiche questa sera! Ai 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 ai! E forse tenta anche lei, signora? No, la schiena! Io ho un dolore cronico alla schiena! Stare in piedi, camminare, è molto, molto faticoso per me! Dunque neanche lei ha sentito gli spari? No, io stavo ballando! Quando ballo non mi fa male! Bene, come dicevo, mi pare che ci sia qualcosa di molto strano qui questa sera. E abbiamo un uomo che si è punto con una forchetta, una donna con un ematoma sul naso, il padrone di casa che non è a casa per la festa del suo anniversario di matrimonio perché è uscito a portare fuori il cane, un bassotto che fa passi molto piccoli, poi torna a casa e si mette a dormire perché è depresso, la moglie del padrone di casa che non è presente alla sua festa di anniversario perché ha accompagnato il padre in ospedale in California con un femore rotto. Io sono una poliziotta seria, lo capite? Non sono Bracco Baldo e adesso esigo delle risposte serie, intelligenti e che non facciano ridere. E soprattutto esigo parlare con il signor Brock perché altrimenti in due secondi salgo queste scale e me le vado a prendere da solo. No, Ernie Kellen, è ora di chiamare Charlie. Forse è il caso che scenda. Sì. Assolutamente sì. Certo. Avanti. Charlie, sono Ernie. Ti va di scendere? Ti stiamo aspettando. Rilassati, è solo una reazione isterica. Che gli prende? Devi essere momentaneamente in cielo. Mettiti un impacco caldo sugli occhi e vieni giù. Un agente di polizia vuole farti delle domande. Come perché tu? Perché hai mostrato un dito solo, ecco perché. Sta bene, scendi subito. Signora agente, è vero. Noi stavamo cercando di proteggere Charlie Brock perché è nostro amico. Ma sappiamo che siamo tutti nella merda se qui non salta fuori la verità. E adesso Charlie scenderà e ci dirà tutto dei due spari che io non ho sentito, ma di cui sono responsabile tanto quanto quelli che li hanno sentiti e hanno ritenuto di non mettermi al corrente. Smettila di aiutarci tanto, Glenn. In ogni caso, adesso il signor Charlie scenderà e ci dirà tutto del perché non c'è sua moglie Mira, del perché manca la servitù e dei due spari che io non ho sentito. Charlie! Bene, signor Brock, finalmente la vediamo. Si accomodi e
ci racconti com'è andata questa serata. E qualcuno vuole prima un caffè? Sì, vuole, no, no. Nessuno vuole nessun caffè. Vogliamo sentire la storia del signor Brock, che può raccontarci. Bene, tutta la storia, dal principio. Alle 6 sono ritornato a casa. Mia moglie Mira era in camera sua che si stava preparando per la festa. Sono andato in frigorifero, ho preso una bottiglia di champagne. E così sono andato di sopra. Rosita era in cucina, con la sorella e il figlio, e lei è la cuoca. Così sono andato di sopra e mia moglie Mira si stava mettendo il profumo al quale che gli ho regalato per Natale. E così, così ho bussato alla porta. Toc, toc, toc. La porta si apre e le porgo la bottiglia di champagne. Alla donna più meravigliosa che un uomo abbia mai avuto. Per 10 meravigliosi anni! Così brindiamo, beviamo e ci baciamo. E poi brindiamo di nuovo. Alla pelle più delicata, del corpo più delizioso, che non è mai invecchiato per 10 meravigliosi anni! Così brindiamo, beviamo e ci baciamo. Brindiamo, beviamo e ci baciamo. Brindiamo, beviamo e ci baciamo. Brindiamo, beviamo. E ci baciamo. E ci baciamo. Alle 7 la bottiglia è vuota. Mia moglie Mira si è addormentata. E io sono completamente partito. E in quel momento ho sentito il profumo. Il profumo al quale non posso resistere. E in quel momento l'ho amata con la passione e l'ardore della prima notte di nozze. Così rimaniamo lì, nudi, soli, appagati alla nostra felicità. Alle 8 si sta facendo buio. E ad un tratto sentiamo bussare la porta. Toc toc toc, la porta si apre e un giovane ci guarda dalla soglia. Mia moglie grida, io salto su e corro a prendere la pistola nell'armadio. Mia moglie prende un asciugamano e si copre. Io torno con la pistola, pronto a difendere la vita di mia moglie. Così il ragazzino ci guarda e dice: Yokito, se plado por casa in quinto minuto. Ma io non sapevo lo spagnolo e non avevo mai visto il figlio di Rosita prima e non sapevo che mi stava già chiedendo se dovevo riscaldare la cena. Così ho puntato la pistola verso di lui. Mia moglie Mira mi afferra il braccio, la pistola cade e parte un colpo che mi ferisce al lobo dell'orecchio. E il ragazzino scappa di sotto gridando: Mamma Sita, me la che passe, che l'ombre che hai, che ben bang! Rosita con la sorella e il figlio scappano con la loro Toyota. Io guardo fuori dalla finestra, ma è buio e credo che mi stiano rubando l'auto. Così punto di nuovo la pistola verso di loro. Mia moglie Mira grida, scappa di sotto, va in cantina, scivola per le scale senza trovare la luce e scompare. Io corro di sotto cercando Mira, ma vedo la porta aperta e pensando che potessero ritornare chiudo la porta senza sapere che Mira è ancora lì. Poi vado di sopra perché l'orecchio mi fa ancora tanto male, voglio prendere un'aspirina, ma per errore il sangue dalle dita mi va a finire negli occhi e prendo 4 Valium. Sì, sì. Così inizio a scrivere un biglietto, cercando di spiegare l'accaduto. Ma poi mi assale il pensiero che qualcuno possa pensare a un biglietto suicida e che chiami la polizia. La mia amica Glenn Cooper sarebbe stata invitata alla festa e anche coinvolta col Senato e non volevo di nuovo coinvolgerla anche in un suicidio. Così ho preso il biglietto e l'ho buttato nel gabinetto. E proprio in quel momento entrano gli altri e mi chiedono: ma che cosa è successo? Che cosa è successo? Ma prima che potessi spiegare l'accaduto, ecco, sono svenuto nel letto. Sì, e questa è tutta la storia. Sì. Va bene, signor Brock. Me la bevo. Me la bevo perché è una bella storia, mi è piaciuta. Non ci ho creduto, ma mi è piaciuta. Quindi, sai, si è fatto tardi. Sono stanca, è venerdì sera. Anch'io ho un marito che amo profondamente e voglio tornare a casa e non ne posso più di tutti voi. Dunque, sicuri quell'orecchio, signor Brock, buona serata. Grazie, grazie alla gente. Ma dove sei andato a pescare una storia simile? L'ho inventata. È logico che l'ha inventata, ma quando? Mentre la raccontavo, parola per parola, frase per frase. Non sapevo dove sarei andato, ma sono andato. Ma tu sei anche lo spagnolo? Ha inventato pure quello. Accidenti, ma lo sai che potevamo finire tutti in carcere per falsa testimonianza? Lo so, ma era come l'ultima risorsa. È stato il momento più bello della mia vita. Sono impressionato, Lenny. Sei una delle menti più brillanti che conosco. Io propongo un brindisi. Un brindisi a mio marito, Lenny. Proprio quando stavo iniziando ad annoiarmi del nostro matrimonio, mi sono rinnamorata di lui. A Lenny! Io però avrei una domanda. Cioè? Che cosa sarà successo realmente a Charlie e Mira? Pronto? Charlie?
Siamo tutti qui. Sei pronto a ricevere visite? Perfetto. Moriamo dalla voglia di scoprire tutta la storia. Adesso Charlie ci racconta tutta la storia. Speriamo solo che sia più breve di quella di Lenny. Ti ho visto dal finestrino della macchina. Con chi stavi parlando al telefono? Con Carol Newman. Ho scoperto chi mette in giro quelle voci su di noi. E chi? Aaron Green. Aprite! Aprite! Fatemi uscire! Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Sono Mira! Ed ora chiamiamo sul palcoscenico per presentarvi ai vostri applausi i giovani delle scene oscene e i meno giovani mattatori. Ha indagato sull'accaduto, ma si è bevuta per sfinimento la storiella inventata dal sedicente Charlie, l'agente Welch, interpretato da Luna Baraldi. L'aspirante senatrice rimasta cristallizzata dalla sua compagna peperina, Glenn e Cassie Cooper, nella vita Ona Sciarca ed Elena Cantalocco. Lo psicocameriere ustionato Ernie Cusack e sua moglie Cocca, sorella di Chicca e di Checca, Andrea Liviero e Paola Saccone. Sono stati l'anima della commedia, sempre pronti a inventarsi una frottola, Leonard Ganz, detto Lenny, e Claire, ossia Marco Molino e Francesca Bertolino. Ed infine la coppia di azzeccagarbugli, gli avvocati Ken e Chris Gorman, impeccabilmente interpretati da Davide Salatino e Chiara Albergucci. Passiamo ora al gruppo degli ultra trentenni riservisti dei mattatori. Un regista dalle idee geniali, sempre con la battuta e soprattutto la cazziata pronta, Gigi Saccone! Il duo Suspiria, le nostre fantastiche suggeritrici, Lia Boero e Patrizia Fontanarosa. Lo scenografo Iron Man, che crea le nostre scene, anzi le forgia, Gianni Ablatico. Si nascondono al buio con l'obiettivo di riprenderci con video e foto Paola Guarnieri e Giuliano Lacinai. Lo abbiamo messo in isolamento, ma a fin di bene, dall'angolo remoto del teatro, il tecnico audio e luci Edoardo Orta. Un ringraziamento speciale a Renzo Lazzarato, che ci apre sempre le porte del teatro dopo aver disinserito l'allarme. Thank you.
esista una porta.